Bene a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video. Già da questo intro praticamente l'isola di Melee. Chi conosce questo gioco già l'ha riconosciuto. Ragazzoli, io sono Maul, eccolo qua, The Secret of Monkey Island. Ragazzoli, oggi iniziamo una nuova serie su un gioco che c'ha una musichetta molto carina. Vai, allora, partiamo da capo. Bene a tutti ragazzi, io sono Maullo941 e oggi siamo su un nuovo video. Oggi inizieremo una nuova serie, ragazzoli, su questo gioco molto carino e molto bello, che diciamo anche questo ha fatto la storia. Solo che questo non è un retro game, di questo voglio proprio fare tutto il gioco, ovvero sarà un walkthrough, penso si dica così, perché non ci ho mai giocato e non ho sempre sentito parlare bene di questo gioco, quindi ho deciso di volerlo condividere con voi e portarlo sul canale. E prima di iniziare il video, anche se già sta andando, io vi ricordo di lasciare like e commenti, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram, che ora riprendiamo anche lì a metterci qualche cagatino ogni tanto. E detto questo ragazzoli, niente, io premetto che non ho mai giocato a Monkey Island, quindi non so minimamente nemmeno come è strutturato. Questa è la versione proprio quella vecchia, se non sbaglio. La sto giocando con un emulatore, perché appena volevo farla partire col mio computer, il mio computer si stava sparando, perché diciamo che cozzano, diciamo... Ehi, siamo partiti! Spettacolo! Che bel signorino biondo! Salve! Mi chiamo Guybrush Threepwood, voglio diventare un pirata. Ottimo, interessante. Yekis, non dovresti avvicinarti in quel modo. Ma con che cazzo sta parlando questa? Zio, appunto, dico, sono da questa parte. E infatti, meno male. C'è stato qualche problema di... Ah, ottimo. Bello, allora, Threepwood. Guybrush Threepwood. Che cazzo di nome è Threepwood? Ho capito, lo chiameremo Ted, signori. Da questo momento il biondino sarà Ted. Allora, vuoi diventare un pirata, eh? Sì, decisamente sì. Ma chi è questo? Sembra un rappresentante di biancheria. Effettivamente questa camicia bianca pulitina non è che, diciamo... Ma se sei veramente serio dovresti andare a parlare con i capi dei pirati. Cambiamo la voce, rendiamolo più particolare. Lui mi sembra... Li troverai nel bar Scum. Ecco così, molto... Ehi, grazie. Ecco, facciamo... Lo farò. Devo ricordarmi... Addio. Devo ricordarmi... Vado a cercare fortuna. Vai a fare in culo. Vabbè, vado a cercare... Auguri. Sembra molto Gandalf. Noi partiamo così. Dove hai detto che si trovano quei capi pirati? A posto, iniziamo benissimo questa avventura. Che... Al bar Scum! Bene! Grazie! L'unica cosa che sappiamo dire sono bene e grazie. Ok, noi partiamo così, con i nostri bei pantaloni ascellari. Per parte 1, le tre prove. Maro! Spettacolo! Ok, allora. Ce la fa a caricare? Sì. Ok, noi stiamo arrivando da non si sa dove. Allora... Come funziona? Dove siamo finiti? Ok, siamo su un ponticello. Ok, questo? Aspettate, quindi lui mi dice... Ok, così lo faccio muovere. Guardare. Ah, lui mi dà i suggerimenti sulle cose che posso fare. Guarda, rileggete il governatore Marley. Ho sbagliato voce, scusa. Quando c'è solo un candidato c'è solo una scelta. E mi sembra logico. Bravo, abbiamo scoperto la carta igienica. Vabbè, dove dobbiamo andare? Di qua, penso. Andiamo, Ted. Ricordo, si chiama Ted. Bar Scum, oh, l'abbiamo trovato. Quindi, se non sbaglio faccio così. Poi faccio apri. Poi clicco qui. E andiamo. Che posticino raccomandabile. Interessante. Ci sono pirati, c'è uno sul lampadario. Ci sono baldracche, c'è un cane con un osso. Ottimo. Parliamo col tizio. Come si fa? Parla con... Ok. Mamma, che brutto. Ehi là, straniero, nuovo in città? Mi chiamo Ted, sono nuovo in città. Oppure, sei un pirata, posso far parte del tuo equipaggio? Chi comanda qui? Mi chiamo Gesù, mi chiamo Ted, sono nuovo in città. Mi sa molto di stupidotto. Ted? Vero perché cambia un... Che cazzo ci dite questo? È il nome più stupido che abbia mai sentito. Devo cercare una voce giusta per il pirata. Non lo so, non mi dispiace. Guybrush. Beh, qual è il tuo nome? Guarda sto stronzo. Qual è il tuo nome? Sentiamo, avanti. Sentiamo il poeta. Il mio nome è Macomb Sipgood. No, non è che mi sta tanto meglio lui. Allora, cosa ti ha portato a Melee Highland?
Voglio diventare un pirata! Voglio diventare un pirata! Oh oh, veramente, sembra molto Babbo Natale lui. Dovresti andare a parlare con i pirati importanti nella stanza sul retro. Oh oh, buon Natale. Non c'entra molto. Sono loro i capi qui. Non so perché c'è anche l'eco. Ti possono dire dove andare e cosa fare. Grazie. Dove posso trovare il governatore? Il governatore? Che cazzo, che c'entra il governatore? Perché questo? Dove posso trovare il governatore? Il governatore Marley? Il suo palazzo è dall'altra parte della città. Ok, mi ho scoperto dove andare da... Ma noi pirati non siamo i benvenuti a casa sua, come una volta. Ci credo, capace, gli rubavano l'argenteria. Giustamente quello. Beh, io sono il benvenuto ovunque vado. Vabbè. Perché no? Scopriamo il perché no. Perché no? Beh, l'ultima volta che ha invitato un pirata a cena si innamorò di lei. Ah, è una donna quindi. Abbiamo scoperto il... Ha complicato la vita a tutti. Come dici? Chi è questo pirata? Beh, peccato, ce n'è per... Chi è questo pirata? Non è altro che il temibile pirata LeChuck. Beh, quella è una lunga storia, quello che accadde dopo. LeChuck sarà un... parente... Ma io non credo a una sola parola. Buon per te. Va bene. E Esteban dall'altro tavolo potrebbe raccontarti tutto. Esteban all'altro tavolo potrebbe raccontarti tutto. Lui prende tutta la faccenda seriamente. Ah cazzo, allora dobbiamo andare a parlare con Esteban. Evan. Molto seriamente. Perché sei messo a ridere con questo sogno? Oh, ho detto che era Babbo Natale. Ho quasi finito il mio grog, dovrai scusarmi. Ti ho detto che era sempre Babbo Natale questo. È stato bello parlare con te. Divertiti su Mele Highland. Grazie zio. Dobbiamo cercare Evans. Sei tu Evans? Parla con... Sei tu Evans? Mamma mia, perché mi stai guardando? Vorrei presentarmi, mi chiamo... puoi raccontarmi la storia di... Vorrei presentarmi? No, presentiamoci. Vorrei presentarmi, mi chiamo Guybrush. Yeah! Allora? Puoi raccontarmi la storia del tizio LeChuck? Puoi raccontarmi la storia del tizio LeChuck? Chuck-chuck, chick-chuck, tic-tac. LeChuck, mamma mia, che cosa gli abbiamo detto? Mentre gli usciva l'occhio di vetro. Quello che è andato a cena dal governatore e non voleva più andare via, ha preso una cotta per lei, ma lei gli ha detto di andarsene dal diavolo. Tutta questa è la storia. Così ha fatto. Non ho capito. E allora le cose si sono messe male. È andato al diavolo? In che senso? Perché è così spaventoso questo LeChuck? Come si sono messe male? LeChuck era un temibile pirata. Voleva fare una bella figura agli occhi del governatore, scoprendo il segreto di Monkey Island. Quindi c'è un segreto di Monkey Island. Ma ci fu una tempesta misteriosa che affondò la sua nave, lasciandola senza superstiti. Ecco, questa voce è la voce più indicata per lui. Pensavamo che fosse la fine del temibile pirata LeChuck. Ci siamo sbagliati. Poi cosa accade? Cos'è il segreto? No, cosa accade? Poi cosa accade? Naviga ancora nelle acque tra qui e Monkey Island. Che culo, quindi è un fantasma. La sua nome fantasma è il terrore del mare. Ecco perché siamo tutti qui dentro e non al lavoro. Ma bella vita, vedi? Scusami, ma sto cercando il tiro a bersaglio. Dove posso trovare da bere? Cosa ti è successo all'occhio? Questo per forza. Cosa ti è successo all'occhio? Beh, mi stavo mettendo le lenti a contatto quando... Come fai a bucarti un occhio? Ehi, aspetta un momento. Non sono affari tuoi. Beh, ci credo, ma... Va bene, scusami, ma sto cercando il tiro a bersaglio. Scusa il disturbo, arrivederci. Ciao, caro. Ciao, è stato un piacere. Ciao. Parliamo con la Baldracca. Vediamo se cosa mi può dire la Baldracca. Parla con la Baldracca. Penso che siano impegnati. Effettivamente. Col cane. Parliamo col cane. Parla con. Col cane. Ah, là ci sono. Grrr. Uff. Stiamo rispondendo al cane. Va bene. Uff. Aruff. Uff. 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 Arf. Uff. No, aspetta, scusa. Aruff, Mele Island. Cioè, stiamo parlando col cane. Aruff, uff. LeChuck. Grrr. Ma non si capisce che parla. Uff. Che cazzo è quello lì? Ma che personaggio brutto. Mamma mia, che brutto.
Ah, abbiamo finito di parlare col cane. Bah, anche il cane ci ha mandato a fare in culo. Qui sono i tre pirati. Ottimo. Questi sono i tre pirati con cui dobbiamo parlare. Allora, ragazzoli, guardate che bello il teschio qui messo sulla parete. Ragazzoli, allora, io direi, per questo video lo chiudiamo qui. E ho intenzione di portarlo due volte a settimana, quindi comunque sarà molto veloce la situazione. E per questo video è tutto. Vi ricordo di lasciare like e commenti. Fatemi sapere se questa serie vi può piacere. E ci vediamo domani con un prossimo video. Bella raga!